quadruplicata nel comune di Farra di Sorigo. La rabbia del sindaco Perencin. Stamattina sono rimasto senza parole. Sarò costretto a chiudere il municipio. Dalla settimana corta la razionalizzazione di spazi, rientri pomeridiani, l'emergenza energetica entra anche nelle scuole 2 settimane dal via, altro fronte la carenza di insegnanti di ruolo. Nel frattempo la CGIL di Treviso rilancia la battaglia delle chiusure domenicali dei negozi per contenere i costi degli esercizi commerciali e migliorare la vita ai lavoratori. Paura in serata in strada Canizzano a Treviso, ragazzino di 11 anni investito da un'auto mentre si trovava in bicicletta, fortunatamente non è in pericolo di vita. In 500 stamane a Sant'Andrea di Barbarana e per i funerali di Sebastiano Marsoni, il 22enne musicista morto in un incidente stradale a poca distanza da casa. 10 anni fa a Quinto di Treviso la morte di Lucia Cendron, travolta e uccisa da un pirata alla strada mai individuato, la rabbia del cugino che ogni anno ne onora la memoria. Lo fermano in auto durante un controllo e il suo nervosismo lo tradisce, 27enne arrestato dalla polizia, nascondeva 44 ovuli di cocaina, quasi mezzo chilo di droga. In Goia una lattina arrugginita abbandonata rischia di soffocare, intervento di forestali e vigili del fuoco nella zona del lago di Sorapis a Cortina, ha salvato uno stambecco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso in primo piano, dunque il caro bollette. Subito rivediamo il sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali che riguarda la cosiddetta Pax energetica lanciata come proposta da Calenda la scorsa settimana e che ha diviso i partiti in questi giorni, ha trovato però anche un appoggio in queste ore anche da parte della Lega. Quindi vediamo subito il sondaggio che abbiamo lanciato. Bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale? Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691, se per voi invece no 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita e se sentite il numero occupato non preoccupatevi, perché il sistema rileva la vostra scelta indipendentemente appunto dal fatto che sia occupato, a seconda del numero che avete fatto. Dunque la campagna elettorale da sospendere, lo vedremo, vedremo cosa avrete poi scelto, quale sarà la vostra scelta finale questa sera a Ring. Continuate dunque a chiamare in tanti come sempre. Il tema delle bollette, abbiamo raccontato in questi giorni non solo le aziende, non solo le famiglie, ma anche i comuni alle prese con il caro bollette, la difficoltà soprattutto dei comuni più piccoli. A Farra di Soligo oggi stamattina un'amara sorpresa per il sindaco, che arriva anche a usare parole forti che sembrano qualcosa di più di una provocazione. Quindi veramente una situazione drammatica, drammatica per i comuni, drammatica per i cittadini, drammatica per le aziende. Non possiamo più aspettare e io sono pronto a fare anche qualche azione eclatante, come chiudere il municipio. Le bollette di energia elettrica per il comune di Farra di Soligo sono quadruplicate. Nel mese di luglio l'amministrazione si è vista arrivare per il consumo di energia elettrica degli edifici di proprietà comunale come scuole e palestre, oltre che per l'illuminazione pubblica, una spesa di 35.000 euro a fronte di un esborso nel 2021, sempre nel mese di luglio, di 9.000 euro. Ho avuto per un momento i brividi perché veramente andiamo veramente in difficoltà e sono amareggiato, ma più che amareggiato, veramente, veramente arrabbiato. Perencino ora sta pensando allora di chiudere il comune, garantendo i servizi essenziali per un piano di risparmio energetico imposto a causa dell'aumento enorme delle bollette. Se così va avanti saremo costretti a dover fare qualcosa di eclatante, anche a chiudere il municipio, perché non è possibile che ci siano costi così elevati dell'energia elettrica, e immagino e penso solo alla situazione che si trovano ad affrontare le famiglie e le aziende da qui ai prossimi mesi. Per ora si risparmia, ci dice il primo cittadino, eliminando l'aria condizionata, spegnendo le luci durante il giorno negli uffici, ma con i rincari dei costi dell'energia e quelli del gas nei prossimi mesi, quando si accenderanno i termosifoni di scuole ed uffici, i costi non potranno più essere sostenuti dalle casse comunali. Dovremo tagliare comunque dei servizi. A discapito di chi? A discapito della popolazione. Questa è una cosa che è inconcepibile. Un esempio che fa rabbrividire è questo: noi abbiamo una scuola che dobbiamo di fatto demolire ed è chiusa. Lo scorso anno con 86 kW abbiamo pagato 26 euro il mese di luglio. Quest'anno con la scuola completamente chiusa e 0 kW 59 euro.
0 kilowatt, 0 consumi, 59 euro di sole spese fisse. Per Perencin ci vorrebbero nuove risorse che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione anche per un piano di trasformazione energetica e in attesa di un improbabile cambio di linea al Comune non resta che tagliare alcuni servizi. E poi il caro energia che entra anche nelle scuole, inevitabilmente, ormai a 2 settimane dal via da rientro in classe, si discute le ipotesi, la settimana corta, la razionalizzazione di spazi, dei rientri pomeridiani. Ne abbiamo parlato oggi nella nostra prima edizione con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, alle prese peraltro con un'altra situazione difficile, quella dell'assenza, la carenza degli insegnanti di ruolo e quindi le nomine dei supplenti. Il tema dell'emergenza energetica entra anche nelle scuole nell'imminenza della ripresa delle lezioni con l'affacciarsi di proposte per risparmiare su luce e riscaldamento degli istituti. Accende il dibattito l'ipotesi della settimana corta. Ci sono degli enti locali che hanno in qualche modo lanciato anche l'idea della settimana corta, ma ovviamente con molta cautela, quindi facendo sempre riferimento ad una volontarietà delle scuole, quindi ad una scelta che alla fine deve partire dalla scuola e che comunque non deve comportare, questo diciamolo chiaramente, perché insomma sono state diffuse da questo punto di vista delle imprecisioni, alcune riduzioni del tempo scuola. Nessuna riduzione dunque del tempo scuola complessivo, ma una riorganizzazione nell'arco della settimana dell'orario, magari con rientri pomeridiani, come già fanno numerose scuole, circa un quarto degli istituti in Veneto che non prevedono lezioni il sabato. Ci sono anche misure intermedie che possono essere assunte. Anche i rientri pomeridiani possono essere organizzati gestendoli non su tutte le sedi con pochi alunni, ma su alcune sedi scolastiche, concentrando lì evidentemente gli alunni. Quindi ci sono comunque soluzioni intermedie che noi siamo e anche le scuole disponibili a studiare, ecco, senza comportare alcun sacrificio per la didattica. Sul fronte dell'assegnazione del personale si procede in queste ore a ritmo serrato per il conferimento delle supplenze annuali, che anche quest'anno restano molte. Entro agosto, comunque i primissimi giorni di settembre, gli uffici provinciali conferiranno tutte queste supplenze, che sono più di 15.000, comunque un numero piuttosto elevato per la nostra realtà. Circa la metà di questi supplenti sono insegnanti di sostegno e questo accade sia per la mancanza di personale specializzato sia perché molti dei posti di sostegno non sono posti consolidati nell'organico ma sono conferibili solo per supplenza. Questo determina il fatto che sul sostegno noi abbiamo un numero di posti da conferire per supplenza che rimane sempre elevato perché non vengono risolti a livello nazionale questi problemi di fondo. Nel frattempo, per far fronte anche alla necessità di risparmiare sul caro energia, la CGIL rilancia una delle sue battaglie storiche degli ultimi anni, l'ipotesi delle chiusure domenicali degli esercizi commerciali, che andrebbe anche a salvaguardare il tema storico della conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. Quello del caro bollette e l'impennata dei costi per forniture è una partita che coinvolge tutti, afferma Alberto Irone, segretario generale della Filcams CGIL di Treviso. Le richieste di aiuti avanzate dal mondo l'impresa devono fare il paio con gli interessi di lavoratori e famiglie che subiscono non solo i drammatici effetti del caro vita, ma anche il mancato rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, proprio quello del settore del commercio scaduto da 3 anni e che porterebbe a un adeguamento economico salariale oggi più che mai indispensabile. Non solo, aggiunge Irone, l'impennata dei costi per le forniture energetiche dovrebbe far rivedere il sistema delle vendite. Le stime da anni ormai ci consegnano un quadro che conferma, al netto dei periodi di saldi, tra l'altro sempre meno attrattivi, la poca marginalità delle aperture domenicali di negozi ed esercizi commerciali. Un giorno di chiusura dunque, conclude Irone, aiuterebbe a contenere da una parte alcune spese come quelle energetiche e permetterebbe una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Dunque la CGIL che rilancia le chiusure domenicali anche per affrontare il tema del caro energia, tema che è uno dei
punti fondanti, insomma punti cardine di questa campagna elettorale un po' per tutti i partiti, ma non è l'unico, ci sono anche altri tanti temi. Stamane al K3, alla sede di Villorba, storica trevigiana della Lega, la presentazione dei 24 candidati veneti del Carroccio alle prossime politiche. Pochi trionfalismi, molte preoccupazioni per crisi energetica, futuro dell'autonomia, anche del possibile, probabile sorpasso di Fratelli d'Italia, e poi alcune assenze che si sono fatte notare oggi. Con un taglio dei parlamentari di oltre il 33% delle posizioni è normale che ci sia qualcuno che resta fuori e qualcuno che entra e che magari qualche delusione in più rispetto all'altra volta ci sia. Ha spiegato così il commissario della Lega in Veneto la scelta dei 24 candidati alle politiche del 25 settembre presentati oggi ufficialmente al K3. Nonostante i sondaggi diano il centrodestra in netto vantaggio, l'atmosfera all'interno del Carroccio non è certo trionfalistica come in passato. Pesano un poco il dato di Fratelli d'Italia che potrebbe diventare il primo partito in regione. No, è una concorrenza giusta all'interno di una coalizione, quindi un'alleanza. Speriamo che tutti abbiano il giusto successo. Ecco, poi chiaramente noi della Lega speriamo di riuscire ad avere un voto in più. Non gioca certo a favore il fatto che la Lega si sia fatta scippare un nome importante come l'ex magistrato Carlo Nordio. Ha collaborato molto anche con noi sul referendum per la giustizia. Devo dire la verità, un po' dispiace che si sia candidato con Fratelli d'Italia, perché lo avremmo voluto sicuramente anche fra le nostre file se ci fosse stata la disponibilità. E quindi le priorità certamente divergono tra Lega e Fratelli d'Italia, con l'autonomia del Veneto a scalare dopo la crisi energetica che peraltro preoccupa e non poco la regione. Noi abbiamo due guai, eh? Il primo che mettiamo a pane d'acqua famiglie e imprese se non interveniamo, e quindi io spero che il governo intervenga velocemente. Il secondo guaio è che se non accadrà questo, noi avremo aziende meno competitive dei loro competitors a livello europeo, che avranno magari dei paesi, pensate ai francesi, che hanno pensato al loro futuro. Appoggio quindi al governo Draghi, perché magari copi la Francia nel calare il prezzo del gas, ma subito dopo deve venire l'autonomia. Armonia in coalizione da raggiungere mentre la Lega cercherà di aggiustare la propria. Non sono passate inosservate infatti le assenze del padre nobile Giampaolo Gobbo, che abita a 50 metri dal K3, così come l'ex segretario veneto Toni De Re, il sindaco di Treviso Mario Conte, ma soprattutto Franco Manzato. C'è chi dice, in polemica con la collocazione all'ultimo posto nel collegio proporzionale Veneto 1 con il suo commissario provinciale al secondo posto. Gianangelo Boff, senta, ma lei in una nostra intervista aveva detto che non aveva nessuna intenzione di andare all'estero, riferendosi proprio a Roma e al Parlamento. Adesso cosa fa? Il fatto di andare all'estero lo considero ancora come lo ritenevo in allora, cioè non avevo nessuna intenzione. Poi è arrivata la richiesta da parte dei vertici del partito di mettermi a disposizione per questo nuovo incarico, richiesta al quale, come ogni soldato della Lega, si risponde di sì. Facciamo rivedere il sondaggio, che poi avrà il suo esito come sempre a Ring questa sera. Volete le stelle sospendere la campagna elettorale? Sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690. Poi continuerete a vederlo in fascia nel corso, eccolo qui, del telegiornale. Dunque, la cosiddetta Pax energetica, ne abbiamo parlato oggi nella nostra prima edizione con Marta Marangono. Lo sentiamo alcune opinioni dei suoi ospiti candidati a queste elezioni. Noi siamo convinti che prima della campagna elettorale ci siano le urgenze delle persone, i problemi delle imprese e delle famiglie, e che queste quindi debbano venire prima di tutto. Per questo Calenda aveva proposto di fermarsi un attimo, non perché non si debba proseguire con la campagna elettorale, ma per provare a trovare una soluzione unitaria. Fa davvero, insomma, lascia perplessi il fatto che oggi si appelli a Draghi, però chi qualche giorno fa l'ha fatto cadere, per cui tutta la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, che sono stati i responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Draghi, oggi sono gli stessi che invocano una soluzione proprio a Draghi e proprio dal governo. Quindi questa cosa stride assolutamente, credo che i cittadini capiscono la totale incoerenza di queste forze politiche. Noi eravamo con Draghi quando era al governo, continuiamo a essere al suo fianco, ma dobbiamo fare un passo indietro, perché noi del Movimento 5 Stelle di questa emergenza e delle soluzioni per affrontarla ne abbiamo parlato già 6 mesi fa almeno. E diciamo che nel nostro documento che abbiamo consegnato a Draghi, proprio per cercare di risolvere queste criticità,
c'è stato detto un grande no, al quale poi sono subentrate le conseguenze della caduta del governo. Lo scostamento di bilancio sicuramente è una operazione che noi chiediamo, che il governo Draghi potrebbe fare subito. Speriamo che non se ne lavi le mani, perché questo vuol dire veramente distrarsi dalle esigenze dei cittadini. Inoltre, taglio dell'IVA sui beni di largo consumo, e ovviamente il recupero degli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi di euro. Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone è un progetto di pacificatori, non di pacifisti, quando improvvisamente scoppia una crisi in faccia a tutta una serie di provvedimenti che si allineano perfettamente a una linea politica di europeismo e atlantismo ideologico. È troppo comodo gridare allarme alla crisi energetica e costringere, come sempre succede in Italia, i soggetti più fragili alla fine della filiera, sindaci, enti, istituzioni, cittadini, imprese, a correre ai ripari. È stato sbagliato moltissimo della politica estera italiana negli ultimi 10 anni e per rifondarla secondo dei canoni più virtuosi è sicuramente necessario fare un discorso molto critico e molto scettico sulle politiche europee. Anziché mandare, inviare subito per direttissima armi e armamenti per la guerra in Ucraina, si poteva sicuramente intavolare un discorso di negoziazione, di dialogo con chi il gas, fino a prova contraria, non ce lo fornisce da ieri, ma ce lo fornisce da 20 anni, se non di più. La cronaca, paura a Canizzano, intorno alle 18 per un ragazzino di 11 anni investito da un'auto mentre si trovava da solo in bicicletta. Il giovanissimo, prontamente soccorso dai sanitari, è stato portato in ospedale. Sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni. Il conducente, un 37enne di Treviso, avrebbe urtato il ragazzo, che ha riportato diversi traumi alle gambe. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Restano da chiarire le dinamiche dell'incidente. E poi il tragico conteggio di questo agosto nella Marca, lo sappiamo, 11 vittime in meno di un mese e tante vittime giovani come Sebastiano Marson, lo ricorderete, morto nello schianto della sua auto contro un furgone a San Biagio di Calalta, a pochi metri da casa. Stamane l'addio in musica, visto che il giovane era un musicista, l'addio in musica alla chiesa di Sant'Andrea di Barbarana. Vai, Sebo! Sei come un déjà vu nella mia testa, ci sei tu. La risata di Sebastiano Marson, in arte Sciaba, era veramente intensa, ti riscaldava il cuore. Così lo vogliono ricordare mamma Romana, papà Daniele, la sorella Maria e la fidanzata Benedetta, oltre che tutti gli amici che lo conoscevano molto bene e che sapevano quanto la sua musica potesse toccarti l'anima, sempre sorridente, allegro e disponibile. Centinaia hanno gremito la chiesa di Sant'Andrea di Barbarana questa mattina insieme al sindaco Alberto Cappelletto per dare l'ultimo saluto a Sebastiano e celebrare la vita del 22enne, scomparso tragicamente in un incidente stradale lo scorso 20 agosto. Visi stravolti dal dolore e il cuore lacerato da una morte tanto prematura quanto improvvisa. Ci accorgiamo che nulla più del silenzio può esprimere e consolare il dolore degli altri. Sebastiano aveva fatto della sua passione una professione, animo allegro e pieno di vitalità. Nel giorno del suo funerale, chi lo ama sceglie di ricordarlo con i palloncini e con la sua musica, perché questo non è un addio, ma solo un arrivederci. C'è una unità, riferisco esteriore, fisica, quella tra persone, riassunta da due semplici parole: vogliamoci. La sua amata chitarra, oggi appoggiata sul feretro di legno chiaro, continuerà a suonare, perché un artista non va dimenticato. Una vita, quella del 22enne, contraddistinta da vicende non facili, adottato in tenera età, ha saputo fin da subito integrarsi all'interno della sua famiglia. Un ultimo saluto a lui, che era generoso e che sognava di poter restituire tutto ciò che aveva ottenuto alla comunità. Quattro anni fa, sai bene cosa mi fai, ora sono...
E poi la tragedia di Via Olimpia a Paese, lo ricorderete, nel maggio scorso. La perizia cinematica fuga ogni dubbio sulle responsabilità del 28enne poliziotto, ora sospeso, che travolse e uccise il 17enne Davide Pavan. La sua auto investì il ragazzo a 85 km all'ora. Ma perché la famiglia ha voluto tutto questo? Per dimostrare per l'appunto che Davide non ha alcuna colpa in questo sinistro, ma è soltanto una vittima. Nessuna responsabilità per Davide, solo la sfortuna di trovarsi in quel momento, in quella strada, travolto dall'auto guidata dal 28enne allora poliziotto Samuel Seno, al volante con un tasso alcolico fuori norma. Anche la perizia cinematica del consulente Francesco Sottana, dopo l'autopsia che ha stabilito come Davide Pavan non fosse sotto effetto di droghe o alcol, mette i punti finali sulla totale estraneità del 17enne nel tragico schianto la sera di domenica 8 maggio in Via Olimpia a Paese. Ha evidenziato una velocità del signor Seno tra gli 80 e gli 85 km all'ora, mentre la velocità del povero Davide era inferiore al limite che era all'epoca di 50 km all'ora e la velocità rilevata del ciclomotore era di 44 km all'ora. Non solo la diversa velocità, ma anche la posizione dei veicoli. Il consulente ha rilevato la correttezza della posizione dell'auto, del motociclo, e soprattutto il fatto che comunque anche questa posizione non sia in nesso di causa con l'incidente, in quanto il tempo di reazione che aveva avuto Davide era di meno di un secondo, quindi non c'era alcun margine per poter evitare il sinistro. Nessuna alterazione infine nel motorino di Davide, che portava regolarmente il casco. Il 17enne tornava a casa dopo aver accompagnato la fidanzatina. Seno invece, ora sospeso dalla polizia, all'epoca in forza l'ufficio stranieri della questura e giocatore del rugby paese, usciva dalla festa per il suo addio alla palla ovale con un tasso alcolico di 1.26, oltre tre volte il consentito. Adesso ovviamente la famiglia si aspetta giustizia, ovviamente niente e nessuno potrà restituire ai familiari Davide, però perlomeno si aspettano che il signor Seno pagherà per quello che ha fatto, visto che comunque la perizia ha dimostrato che la responsabilità del sinistro è al 100% di Samuel. Quindi si aspettano che verrà condannato, come è giusto che sia, e che paghi per i danni causati. C'è un'altra tragedia, una tragedia che si ricorda ogni anno, e quest'anno sono 10 anni, la tragedia della morte dell'infermiera di Quinto di Treviso, che venne investita e uccisa da un uomo quando si trovava in sella a un motorino, e da 10 anni uno dei familiari ripete quasi un rito per dare un nome all'investitore, che non esita a definire un vigliacco, perché poi quel responsabile è rimasto senza nome. È il caso di Lucia Cendron. Un fiore e un annuncio a pagamento sul giornale. Da 10 anni gesta che si ripetono ad ogni anniversario, dalla tragica morte di Lucia Cendron, qui lungo via dei Brilli, tra Quinto e Paese. Era la sera del 29 agosto del 2012 e l'infermiera 57enne, madre di 2 figli, si stava recando in bicicletta verso Boiago quando venne investita da un uomo in sella ad un ciao bianco, poi sparito nella notte. Nonostante i soccorsi, la morte sopraggiunse dopo pochi istanti, trasformando l'incidente in omicidio stradale, a tutt'oggi senza però un colpevole. Ed è per questo che il cugino Vittore Trabucco ripete puntuale ogni anno quello che per certi versi è un rito, dedicato alla giustizia, ma anche all'animo umano dell'investitore, perché si liberi di un macigno morale. Come fai a portarlo, il peso di un omicidio, quello che hai fatto, come fai a sopportarlo? Costituisciti, diventa uomo, perché sei solo un misero vigliacco. Non ti posso perdonare finché non ti farai sentire, e di certo non smetterò di cercarti. Questa è l'unica strada percorribile per dare pace a questa vicenda, visto che sul fronte giudiziario e nonostante la molteplicità di testimoni e indizi, tutto si è arenato. Senta, ma non è un po' una sconfitta anche della giustizia? Sì, mi duole ammetterlo, ma è così per me, sì. Nello sconforto attuale, però, i familiari non vogliono sentir parlare di rassegnazione. No, mai. Assolutamente. Non posso rassegnarmi, perché Lucia, ma anche noi, meritiamo di aver giustizia. Ed è per questo che un fiore e l'annuncio sul giornale si ripeteranno ad ogni anniversario, fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda. Lei fra 10 anni sarà qui, come oggi, a mettere un fiore? Mi auguro proprio di no, nel senso che questo individuo si sia fatto vivo, abbia confessato, e da allora quei fiori che metto qua andrò a metterli nella tomba di mia cugina.
Ancora la cronaca, quando la polizia ha fermato l'auto per un controllo, il nervosismo del passeggero, un 27enne sudamericano, non è passato inosservato agli agenti. La prima perquisizione delle sue tasche sono spuntati 10 ovuli di cocaina avvolti in una pellicola trasparente, mentre nel marsupio c'erano 10.800 euro in contanti. Ma non basta, nel veicolo, all'interno di una scarpa e una borsa di carta, c'erano altri 34 ovuli di cocaina. In totale è stato sequestrato al 27enne quasi mezzo chilo di droga. Il giovane è stato arrestato. La viabilità, e torniamo a parlare della chiusura del tratto di Alemagna nel Vittoriese, una chiusura che resta ancora per i prossimi giorni. La statale Alemagna rimane chiusa in via precauzionale. La chiusura si è resa necessaria anche se la strada non è stata raggiunta dalla frana a seguito dell'allarme emesso dal sistema di monitoraggio delle colate detritiche della Valla Pisina, installato da ANAS nel 2021 nell'ambito dei lavori effettuati sulla statale 51 a seguito della tempesta Vaia per garantire la sicurezza della circolazione. Il sistema di allarme funziona, conferma il sindaco Antonio Miatto. Nello specifico, in questo ultimo evento abbiamo avuto due movimenti franosi su due colatoi distinti. In uno, sul primo, non è successo nulla. Nella seconda, invece, nel secondo colatoio è avvenuto un grosso movimento franoso che però si è fermato in quota. Quest'ultimo movimento ha però rovinato tutto il sistema dei sensori posti sul colatoio. Per questo la statale 51 rimarrà chiusa per il tempo strettamente necessario al ripristino delle opere di protezione e dell'impianto di allarme. Residenti ed esercenti sono stanchi però di subire le chiusure della statale perché comportano disagi e costi aumentati per il trasporto. È dal 2014 che andiamo avanti con la frana qua. Da tempo si chiedono delle gallerie artificiali in corrispondenza delle frane, in grado di eliminare il problema una volta per tutte, come si fece per proteggere la ferrovia negli anni 30. Quello è un bel sistema, così si risolve il problema una volta per tutte, perché ogni anno si ripresenterà sempre uguale. Il sindaco Miatto è perfettamente a conoscenza che le gallerie artificiali potrebbero risolvere il problema. È compito di ANAS, non certo del comune, lavorare su una statale. Noi ci auguriamo e premiamo perché si abbreviano i tempi. Una volta eseguite queste gallerie artificiali, è chiaro che il problema sarebbe del tutto risolto. Il cordoglio in queste ore nel mondo accademico e scientifico per la morte di Alessandro Carteri, tra i medici più noti della neurochirurgia nazionale. Era professore ordinario all'Università di Padova e primario fondatore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. È morto a 89 anni, colpito da un infarto nella sua casa padovana. Membro della Società Italiana di Neurochirurgia, è stato anche uno dei più stimati docenti della facoltà di medicina. I funerali verranno celebrati nella chiesa di San Nicolò giovedì 1 settembre alle ore 10. Il feretro, a margine delle esequie, sarà accolto nel cortile antico del BOP, la tradizionale cerimonia dell'alzabara, l'omaggio degli accademici e docenti della Università di Padova. Inizia il conto alla rovescia, cambiamo argomento, per l'attesa manifestazione podistica Run for Children per sostenere come sempre l'attività dei volontari della LILT nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e di Conegliano. Inizia il conto alla rovescia per l'attesa manifestazione podistica Run for Children, che venerdì 9 settembre rinnoverà il suo impegno a favore di giocare in corsia. Le iscrizioni per ora vanno a gonfie vele. Quest'anno avremo l'obiettivo, abbiamo detto così un po' scherzando, visto che siamo nel 2022, di fare 2022 iscritti. Ecco, questo sarebbe già un bel obiettivo, però quello che sarà, sarà, non importa. Il nostro obiettivo è sempre comunque raggiunto, che è quello di 100% beneficenza per l'ILT giocare in corsia. L'evento promette di stabilire un nuovo record di partecipazione. L'obiettivo della Run for Children, sempre lo stesso, correre e donare. In quattro stagioni, grazie alla generosità di runners e camminatori trevigiani, sono stati raccolti e donati in beneficenza oltre 60.000 euro. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche la Regione del Veneto, la provincia di Treviso e il Comune di Treviso. La Run for Children si svilupperà per 7 km lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. La partenza e l'arrivo saranno sulle mura all'altezza del bastione San Marco. Lo start avverrà alle 19:30. Non è una gara. Non è una gara assolutamente, è un evento.
è un evento, è un bel evento, e infatti è aperto, la maggior parte della gente cammina, c'è chi cammina e chi corre, per cui è veramente aperta a tutti. Alla Run for Children è anche possibile iscriversi online. Gli iscritti avranno anche un'altra opportunità. Esibendo il pettorale c'è l'ingresso gratuito al Museo di Santa Caterina e un ingresso con un prezzo particolare al Bailo. Adesso andiamo nel Bellunese. Ritorniamo alla questione del caro energia, del caro bollette, l'analisi della CGIL di Belluno sulla situazione. Mai come questa volta si potrà parlare davvero di un autunno caldo con i prezzi alle stelle ma anche i salari fermi. Il rischio è quello di una bomba sociale già innescata. Ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata di un pensionato che mi dice: ti sei reso conto che abbiamo avuto l'aumento di più del doppio della legna da ardere? È la mazzata delle mazzate per chi vive in montagna. Anche il prezzo della legna da ardere, tra le fonti energetiche utilizzate da chi, e nel bellunese sono tanti, si scalda con la stufa, sta registrando aumenti inspiegabili. Uno dei tanti costi aggiuntivi a carico di lavoratori, pensionati, famiglie e imprese che oramai sono devastanti. Quest'anno sarà, credo, proprio un autunno difficile, caldo e intenso, insomma. L'elemento poi elezioni di mezzo, che non era naturale averle in questo periodo dell'anno, complica maggiormente di più la vita. I temi sul tappeto indicati dal sindacato prima della pausa estiva, sottovalutati dalla politica, sono molti, a partire dai salari. Noi abbiamo oggi pezzi di popolazione attiva, cioè di gente che comunemente si alza la mattina per andare a lavorare, che ha effettivamente dei salari veramente molto molto bassi. Quella è la vera bomba sociale, insomma, quella che si sta rischiando di tramutare verso una forma di povertà generalizzata e a cui ovviamente l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi non si riesce a farne fronte. Il dato oggettivo è che in Italia i salari hanno perso potere d'acquisto nella misura del 2-3%, nel resto d'Europa invece sono cresciuti. Salari non adeguati anche per la difficoltà di avere contratti consoni alla vita reale. Il tema della campagna elettorale della flat tax per la CGIL non risolverà il problema. Meglio, secondo il segretario De Carli, agire sulle enormi ricchezze che si sono sovrapprodotte negli ultimi anni e che non vengono ridistribuite. Noi come CGIL proponiamo comunque la tassazione in maniera forte veramente di questi extra profitti per poterli distribuire veramente alla popolazione che non regge il colpo di questa difficoltà strutturale. Intanto, su un altro fronte decisamente positivo, la forte richiesta di mercato ha indotto la direzione di Luxottica ad Agordo a proporre ai dipendenti ben 4 sabati di lavoro straordinario, 2 per le lavorazioni in plastica, da svolgere volontariamente nel mese di settembre. In base agli accordi sindacali, le retribuzioni aggiuntive possono incrementare del 100% rispetto all'importo base. L'azienda renderà disponibile agli aderenti il servizio di trasporto gratuito. La sanità non è stata un'infezione di West Nile, quella contratta dal giovane bellunese dimesso la scorsa settimana dall'ospedale di Feltre. Il centro di riferimento dell'Università di Padova ha comunicato che la revisione in laboratorio della positività per virus West Nile non ha confermato la diagnosi di malattia. La provincia di Belluno dunque rimane per ora indenne da casi autoctoni di malattia. Tuttavia restano valide le raccomandazioni per evitare la proliferazione della zanzara e per ridurre anche il rischio di puntura. Frattanto, da oggi kit anti-zanzare messa a disposizione gratuitamente dall'ULS Dolomiti sono a disposizione anche in comune. Il punto di ritiro è al piano terra dell'ex tribunale dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Ripeto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 il punto di ritiro del kit anti-zanzare a Belluno. Torna l'allarme predazioni. La predazione ai danni di bestie in alpeggio è successo nel weekend nei pascoli di Valbona tra Cortina e Auronzo. Ecco quel che resta di un cavallo norico del peso di 250 kg, non più giovane, che non è riuscito a sottrarsi all'attacco di un branco di lupi che ha preso casa fra Cortina e Auronzo, nella zona di Valbona. La polizia provinciale con i suoi uomini è stata chiamata per una doppia predazione da un pastore che ha le dipendenze della cooperativa Auronzo, che ha in affidamento stagionale bestiame che arriva dall'Alto Adige e dalla provincia di Belluno. Subito gli agenti hanno individuato la carcassa di un pony, poco distante i resti del cavallo norico sul quale i rilievi eseguiti dal veterinario hanno certificato l'attacco del lupo.
Per la mandria, seguita dal pastore, purtroppo non è la prima predazione. Nelle scorse settimane il branco di lupi che popola le zone dei pascoli di qua e di là dell'Ansiei aveva catturato e sbranato tre manze. Sono state avviate le pratiche per il risarcimento dei bovini e degli equini predati che, in quanto in alpeggio, non avrebbero potuto essere ricoverati in stalla o in una scuderia. Ed è stata sempre la polizia provinciale a coordinare il difficile intervento di recupero di uno stambecco nella zona del Sorapis con la sua squadra catture, che ricorderete all'opera due anni fa per un cervo finito in un negozio di Cortina. Stavolta la polizia provinciale ha coordinato l'intervento dei forestali e poi anche dei vigili del fuoco, che hanno salvato questo stambecco che rischiava di soffocare. Ora, se si risistema per domani la lingua è a posto, perché ripeto, c'è tanto edema, però poi pian piano... Rischiava di morire soffocato dopo aver ingoiato una lattina arrugginita. Fortunatamente la sua presenza non è passata inosservata alla guardia parco di Cortina d'Ampezzo, nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota, quando hanno notato lo stambecco ieri pomeriggio mentre barcollava agonizzante. In gola una scatoletta di tonno arrugginita abbandonata da tempo tra i boschi. A dare l'allarme la guardia parco e i carabinieri forestali. Immediato l'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 139 con a bordo un veterinario e una guardia provinciale. Dopo aver anestetizzato lo stambecco, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca la scatoletta di tonno che impediva all'animale di muovere la lingua. L'intervento, andato a buon fine, ha permesso al re delle Dolomiti di riprendere a saltare tra i suoi boschi sano e salvo. Bravo! Che bello! Siamo in chiusura, vi faccio rivedere ancora una volta, per l'ultima volta, il sondaggio lanciato nei nostri telegiornali. Bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale? Sì, 0422-162-6691, no, 0422-162-6690, la cosiddetta Pax energetica. L'esito questa sera durante Ring, torna dunque il talk show condotto dal vice direttore Ferdinando Varino a partire dalle 21.15 con ospiti Gianangelo Boff della Lega, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Giampiero Dalla Zuan del Partito Democratico, Luciano Bosco di Italexit e Luigino Rancandi, Alternativa per l'Italia. Tanti ovviamente i temi sotto i riflettori. Vi ricordo anche che poi Ring raddoppia alla martedì, sempre alle 21.15. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Un impulso perturbato si avvicina all'Italia e marginalmente interesserà anche il nostro territorio a partire da mercoledì. Martedì 30 agosto, tuttavia, il tempo sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio l'atmosfera diventerà via via più instabile. Avremo nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane con qualche acquazzone a carattere sparso. Nella notte qualche pioggia anche sulla fascia pedemontana e via via altrove. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo soleggiato con cielo sereno o velato. In serata sarà più variabile con occasionali rovesci. Temperature minime sui 19-24 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sole al mattino e dalla sera avremo maggiori annuvolamenti associati a temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.